social. Sono in collegamento telefonico con il dottor Livio Marrocco, Rotary Trapani, un imprenditore a tutto tondo. Benvenuto a Live Social. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Ciao Livio, un saluto a te e agli ascoltatori. Dunque, quando e come nasce Rotary Trapani? Insomma, come si evolve tutto questo fino ad oggi? Il Rotary Club Trapani nasce nel 1951, è sì, uno dei club Rotary più antichi della Sicilia e della provincia di Trapani, e ho l'onore di presiederlo già da 6 mesi, tantissime le attività, tanti i gesti di solidarietà, soprattutto in questi mesi, in queste settimane, tra l'altro molto particolari per quello che stiamo vivendo. Quindi, assolutamente, diciamo, tante attività. Certo. Tante attività sul territorio, ovviamente mirate soprattutto alla solidarietà, al service, che poi è l'obiettivo principale del Rotary. Assolutamente. Quello di mettere al servizio della nostra comunità, le nostre intelligenze. Certo, facciamo un po' più un focus relativamente, se vuoi, come stai affrontando la tua attività? C'è stato uno stop a molte figure professionali, attività, la maggior parte di esse, insomma, ci sono state date le normative, trascorrere la maggior parte del tempo nelle nostre case. Come stai affrontando tu tutto questo, Livio? Che impatto ha avuto su di te, sulla tua vita, sul tuo lavoro, e che opinione hai in merito? Ma guarda, l'impatto è stato sicuramente importante, come per tutte le famiglie. Nel mio caso, che è particolare, io ho un'azienda che si occupa proprio di sanità, sì, quindi ci occupiamo di malati che dializzano ogni giorno, malati che hanno problemi di reni e che quindi ogni giorno sono costretti a venire nella nostra azienda per la loro patologia, per cui noi non abbiamo chiuso, non ci siamo fermati, perché noi, il nostro è un servizio salvavita, per cui abbiamo dovuto anzi rafforzare i nostri protocolli proprio relativi appunto al coronavirus, e quindi siamo stati anche noi in prima linea rispetto a questa importante epidemia che c'è stata. E certo, da un punto di vista familiare l'abbiamo vissuto come una restrizione delle nostre libertà individuali, ma l'attività imprenditoriale, soprattutto nel campo della sanità, continua, deve continuare, perché il nostro è un servizio importante. Ma rimane sempre nel campo della sanità, noi stiamo investendo tantissimo nella mia azienda per ampliare i servizi offerti ai nostri clienti, alla cittadinanza, per cui stiamo costruendo e ampliando la nostra rete di servizi, costruendo appunto un nuovo poliambulatorio specialistico dove offriremo una serie di servizi specialistici in tante branche. Assolutamente. Sicuramente questo è il nostro orizzonte. Il nostro e questa è la via giusta che ti porterà successo e fortuna, ne sono sicuro. Continua così, ti auguro il meglio. Siamo giunti in conclusione. Livio Marrocco, Rotary Club Rotary Trapani, lui è un imprenditore. Un saluto ancora a Livio Marrocco, grazie, un saluto a tutti. Grazie a voi. Rimanete qui con noi su Live Social per nuove interviste e nuove storie.